Una sconfitta contro il Perugia, ma una squadra, quella della Jugoslavia, che ha giocato davvero un buon match, migliore in campo, almeno per quanto mi riguarda, Biagio Maresca, autore di grandissime parate, una su tutte, quella nel primo tempo, la prima in assoluto, ha fatto davvero un qualcosa di incredibile. Grazie per il complimento. Sì, queste sono partite che si vincono più che altro con la testa, con il sacrificio, ciò che ci è mancato solo l'ultima metà del secondo tempo, per quanto ho visto io dal campo. I ragazzi ce l'hanno messo tutta, correvano su ogni pallone, eccetera. Purtroppo quando trovi una squadra più preparata su certe cose, però anche noi abbiamo fatto valere i nostri punti forti, alla fine, secondo me, sconfitta immeritata. Sconfitta immeritata, arrivata tra l'altro nel recupero, sostanzialmente tra il 40esimo e il 46esimo, nei 6 minuti concessi di recupero, effettivamente un pochino tantini i 6 minuti di recupero, però che cosa è accaduto? Perché? Forse mancanza di concentrazione, forse influisce anche la febbre che vi ha colpito, l'influenza che ha colpito tanti di voi durante questa settimana? Bah, sul campo penso che non si debbano trovare scusanti per quanto si riguarda quando si perde una partita. Già stavamo con la testa nello spogliatoio gli ultimi 10 minuti, ciò che ci è costato tanto, e speriamo che non si possa ripetere su altre partite. Biagio, adesso c'è l'opportunità di rilanciarsi, però c'è derby, la prossima settimana si va in trasferta contro la Salernitana. I derby si giocano sempre con la testa, con il cuore, come d'altronde ogni partita quando si affrontano queste categorie, eccetera. Una partita difficile, daremo sempre tutto come abbiamo sempre fatto fino ad ora. Pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Grazie ad una solida esperienza, la Edil Lima SRL Costruzioni si è sempre distinta nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio. Col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari, specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali. La Edil Lima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza, diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna. Edil Lima SRL Costruzioni di Nicola Imperiale, da oltre 40 anni al servizio della gente, a Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081-871-5584 oppure 334-26-49-108.